8 anni, tanto è trascorso dal debutto della prima Nissan Leaf. Allora chi promuoveva la mobilità elettrica, chi ci credeva, veniva preso per un pioniere o, nel peggiore dei casi, per un visionario. Oggi che i programmi elettrici delle case si moltiplicano negli annunci, nelle novità, la Nissan Leaf è ancora qui, è arrivata la seconda generazione e ha molto da dire. Noi siamo venuti alle Canarie, a Tenerife, per vedere quali sono le sue peculiarità e per dare una prima occhiata da vicino. Rispetto alla prima generazione, la nuova Leaf è stata normalizzata a livello del design. Quel look da astronave, un po' da Enterprise, è stato sostituito dal linguaggio stilistico introdotto dalla DS Concept e poi ripreso anche da altri modelli del marchio come la Qashqai o la nuova Micra. In questo caso la calandra V-Motion è blu a indicare la propulsione elettrica del veicolo. L'allestimento che stiamo provando è una Tecna top di gamma, con i sedili rivestiti di pelle e la vernice two-tone. Nel tunnel centrale notiamo una vecchia conoscenza, il selettore della marcia, un'eredità della prima Leaf. E poi c'è una serie di nuovi tasti, come questo, che è il pulsante del sistema di assistenza alla guida ProPilot. In più, troviamo il tasto per il parcheggio automatico e quello per l'attivazione dell'e-pedal, cioè quel sistema elettronico, una specie di monopedale, che secondo la Nissan dovrebbe permettere di gestire il 90% delle situazioni di guida. La batteria è passata dai 24 kWh della prima versione ai 40 di questa. Anche la chimica è migliorata e l'autonomia dichiarata nel ciclo europeo è salita a 378 km. La Nissan è stata anche tra le prime case a dichiarare e a misurare l'autonomia nel ciclo WLTP, che è molto più affidabile perché è misurato in condizioni reali. In questo caso l'autonomia della nuova Leaf dovrebbe raggiungere i 270 km per la versione Tecna e invece 285 per la Visia. Anche le prestazioni sono aumentate, qui i cavalli sono 150 e la coppia massima è salita a 320 Nm. L'accelerazione è abbastanza interessante perché parliamo di 7,9 secondi sullo 0-100. Essendo un'elettrica, la Leaf è improntata alla silenziosità e al comfort di marcia. Quello che si percepisce mentre si guida sono i frusci aerodinamici, il rumore di rotolamento dei pneumatici e ovviamente il caratteristico sibilo d'aviogetto. Una delle caratteristiche più interessanti della nuova Leaf è la dotazione tecnologica. Qui ci sono almeno tre funzionalità. La prima è il ProPilot. Con questo tasto si attiva un sistema di assistenza alla guida per la gestione della singola corsia autostradale che permette alla macchina di accelerare, frenare, rallentare e di mantenere le distanze dalle altre autovetture. Vediamo come funziona. Premo questo tasto, il ProPilot si attiva e qui posso selezionare, ovviamente come un cruise control ad attivo, la velocità di crociera. Ovviamente anche la distanza dagli altri veicoli è selezionabile, ce ne sono almeno tre, e in questo modo la macchina mantiene anche la direzione. La sensazione è che si tratti di un lane keeping piuttosto raffinato, perché invece di correggere le sbandate del veicolo o il passaggio delle gomme sulla segnaletica orizzontale, in questo caso il sistema mantiene effettivamente la traiettoria. L'altra funzionalità caratteristica della Nissan Leaf è l'e-pedal, che può essere attivato tramite questo switch sul tunnel centrale. La funzione permette di usare un singolo comando, quindi un singolo pedale sulla falsariga di una proposta simile della BMW, per accelerare, rallentare o frenare fino allo stop il veicolo. La tecnologia funziona anche in salita oppure in discesa quando la Leaf è ferma. Con l'e-pedal attivato si tende a far scorrere, a far scivolare l'automobile, e in questo senso la guida è molto rilassata e forse simile anche a quello che si può sperimentare con le ibride. Però l'e-pedal si può anche usare per giocare nelle strade tortuose o nei tornanti, come questi che stiamo percorrendo a Tenerife.
Cosa non ci è piaciuto di questa Nissan Leaf? Innanzitutto la posizione di guida, che risente del volante un po' basso e senza la regolazione in profondità. E poi il montante anteriore sinistro è un po' invasivo e questo rischia di penalizzare la visibilità nelle curve a sinistra.